Ho l'impressione che oggi qui a Cosenza sia pieno di deficienti. È una situazione di deficienti, mi sa che non c'è molto da fare. Comunque, come vedete, a Cosenza ci sono gli alberi, che voglio dire non è una cosa da poco. Ci sono alberi e case. E a quanto ho capito la gente abita in queste case. Guardate quanti alberi. Ubbaullu. E quindi siamo qui al Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza. Questa è una breve carrellata sul sistema General Electric GE120, su cui stiamo già mettendo le mani per un restauro funzionale della CPU, che è questa roba qui. Questa cosa qua è la CPU, questo insieme di armadi Strugatsky, di cui abbiamo testato già tutte queste schede elettroniche trovandole solo una guasta, che stiamo riparando. Di questo sistema è molto importante farvi notare un dettaglio di questa console. Questa console dispone di diverse funzioni, tra cui i famosi tasti, i famosi selettori sto cazzo e papa sto cazzo papa. Una delle cose che abbiamo restaurato e funziona è il tester di schede. Questa macchina ha un tester per le schede. Si prende la scheda, ora questo è un semplice esempio, la si ficca qui, poi in base a come il manuale descrive la procedura, ora non so nemmeno ficcare la scheda, comunque fidatevi, è così, questa si ficca e si settano questi in modo che sia come descritto nel manuale di test, poi si fa start e si fanno i vari test. E in base al risultato che spunta qui si capisce se la scheda è funzionante o meno. Qui ci sono delle parti che abbiamo ricostruito con la stampa 3D per fare funzionare il lettore di schede originale, perché qua si ficcavano delle schede metalliche un po' così, ma il sistema meccanico è un po' compromesso e rischia di danneggiarsi sempre di più, e quindi abbiamo preferito passare al digitale. Qui dentro c'è una circuiteria che simula le schede di diagnostica, e fatto sta che adesso abbiamo il tester funzionante, e quindi questa parte della console con i test necessari per vedere se questa roba funziona ce l'abbiamo ed è stata fatta. Sappiamo tutti come fare una prolunga, ma nessuno sa come si fa una procorta. E oggi in questo video noi realizzeremo una procorta. Quindi la faremo all'incirca di questa lunghezza. Lo scopo è realizzare una procorta così. Una comoda procorta. Perché è facile prolungare, ma procortare non è immediato.
Quindi ora noi, con l'ausilio di strumenti inadatti, apriamo questa spina e la prepariamo. Come vedete, lo strumento non è adatto perché faccio fatica. Ho del fastidio, ho del fastidio di vivere. Non siamo veramente gotowi in questa realizzazione fastidiosa. Ecco la nostra spina, classica spina. Apriamo anche questi cazzi. Il problema di queste viti è che, avvitando, esse tranciano i cavi. Vedremo se e come riusciremo a prevenire ciò, probabilmente con un trucco becero. Ok, questa è pronta. Poi apriamo anche qua. Come prima cosa, non dobbiamo assolutamente dimenticarci. Non dobbiamo assolutamente dimenticarci di bestemmiare, di questo cazzo di gomma che va assolutamente infilato qui. Poi spellare i fili, più o meno la misura, siamo qua e dobbiamo incidere leggermente la guaina. Vedete, incidere proprio leggerissimamente, e poi piegando questa si rompe. Se incidiamo troppo tagliamo i conduttori, il che non è bene. Non devono essere mai tagliati male. Ed ecco fatto, abbiamo i tre fili. Giallo-verde è la messa a terra, molto importante. Ora la stessa cosa facciamo qui, con un movimento rotatorio, incisione, e poi con questa tacca del temperino io tiro e spello. Ora l'ho fatto lungo appositamente per un motivo: normalmente si fa più corto, perché io voglio fare una cosa. Vedete, si taglia piano piano, si incide, non si taglia senza premere troppo, e poi si tira e viene fuori. Poi altra cosa da fare è avvolgere, sempre avvolgere i fili, i singoli fili tra di loro. Se avete fatto la spellatura bene, non perderete nessuno di questi filettini. Come vedete, sono tutti sani. Ok? Poi, questi vanno infilati qua. Ora, se voi fate così, siete degli stronzi senza anima, perché vedete tutta questa parte che può andare a fare falsi contatti e orrore. Ma io li ho lasciati lunghi perché ho intenzione di ripiegarli e quindi aumentare la quantità di rame che finisce dentro quei fottuti buchi che andrò a stringere. Qui ci vorrebbero i cappelletti che avete forse visto in un precedente video. Però ora io posso infilare qui, ho più rame dentro, e quindi probabilmente posso stringere e in qualche modo evitare che si tranci. Vedete, sto stringendo, ma non troppo. Ecco fatto, ho una connessione solida. Stessa cosa qui. Ficco, però deve entrare libero. Vedete che non entra libero. Quindi dovete ficcarlo in modo che entri liberamente. Così. Ora potete stringere. Come vedete, sto stringendo con delicazitudine, senza forzare. Stessa cosa con quest'altro filo elettrico, lo ficco e stringo. Deve essere una connessione solida, ma senza esagerare, perché se stringete di più la vite va a tranciare il cavo. Ah, e questo è pronto, quindi possiamo inficcarlo nella nostra spina, farlo passare dove deve passare. Qui ci sono dei più o meno dei passaggi obbligati, vedete, e per adesso lo possiamo stringere qua. Questo è lo stringicavo. Ora questo stringicavo potrebbe essere insufficiente, ma lo vediamo dopo. Per ora proviamo a stringere. Se entrasse questo
lo stringicavo deve prendere la guaina, perché se no praticamente non serve a un cazzo. Se lo stringicavo prende la guaina, praticamente voi quando tirate la vostra prolunga, o in questo caso la vostra procorta, vi strappate tutti i fili, che non è una bella cosa. Ora lo metto qui e stringo. Questo posso stringerlo con violenza inaudita, sputando su di esso. Puff. Ecco fatto, vedete, ora l'ho stretto e questo non si muove più. Posso adesso inserire la struttura della spina all'interno e fare passare i cavi in modo che non rompano né il cazzo né le palle. Ecco, vedete, ci sono questi separatori appositi. E ora è facile, devo rimettere questo cappelletto, che forse andava rimesso prima, ma comunque sono riuscito a posizionarlo. Chiudo qui e se non l'ho persa rimetto la sua vite. Come vedete abbiamo ottenuto una splendida procorta. Basta stringere questa maledetta vite schifosa, come vedete, schifosa e bastarda. Porco. E abbiamo un video breve dove il fastidio di vivere si intravede al volo con questa cazzo di vite e questo cacciavite di merda, per citare un famoso canale YouTube. Ecco fatto, abbiamo la nostra procorta, come vedete è corta perché è una procorta, però ci siamo riusciti. Con un minimo di attenzione può anche stare in piedi. Nello stesso modo sto intestando una prolunga, che è qui, con un tipo diverso di contatti che vanno a premere, quindi qui diciamo non è proprio necessario andare a fare questa piega, ma io l'ho fatta lo stesso. E quindi adesso io ficco e stringo. Come potete osservare, ho cambiato cacciavite perché mi ero già fracassato il perineo. Qui la cosa importante da rispettare è il fatto che non deve uscire rame da queste parti. Ora stringo e vi faccio vedere. Qui possiamo stringere con rabbia, con la rabbia che ci contraddistingue. Come vedete non esce il rame, non si vede rame da queste parti qui. Qui non esce rame, qui non esce e qui non esce. Quindi è sicura da maneggiare. Ora qui c'è la protezione per deficienti, una delle tante cagate che si sono inventati per rompere il cazzo a chi monta le cose. La rimettiamo. Qua c'è da aprire quest'altra stronzata. Mi vengono consegnate altre prese per montaggi improbabili e come potete osservare i più furbi di voi avranno già visto che mi sono dimenticato il cazzo di gomma, che ora sarò costretto a ficcare attraverso tutto il filo bestemmiando come un turco ottomano con otto mani. Qui la situazione è Fidel Castro, bisogna mettere questo così, poi bisogna odiare con queste viti che saltano fuori e con l'odio avvitare. Se ci fosse un avvitatore andremmo anche più veloci, ma va bene così, usiamo questo cazzo di cacciavite di merda. Ora questo glielo ficco dentro bene e stringo con la rabbia, con odio etnico. Stringere con odio etnico. Bene. Adesso devo reinfilare questo cazzo di coso che ho dimenticato, quindi devo svolgere questo olocausto di cavi di merda.
prendere questo spezzo di sterco inutile e ficcarlo attraverso tutto il cavo. No, è giusto. Ho i consigli di Fanfani, come potete osservare. E quindi ora mi creerò del Cerca di fastidio. sabotarti dicendo di metterlo dall'altro. Mi creerò del fastidio facendo girare questo coso così. Questo succede quando si dimentica, come accade nel 99% dei casi, di mettere sti cazzi i cappelletti di merda. Vedete, devo fare tutto questo giro ed è una vera meditazione. È Divertente. una meditazione, sì. Cosa ne pensi di questo? Molto divertente. È come Come le montagne russe. come lo yoga, fare dello yoga con i passacavi delle spine e delle prese del cazzo che si sono inventati oggi. Però vedete, alla Vedo che fine, ti rilassa molto, sì, sono come lo yoga. rilassatissimo. E infatti qua adesso abbiamo il coppolo con questa protezione per idioti che si sta togliendo, ma ora posso chiudere, non prima però di aver sputato, e posso stringere come se dovessi stringere contemporaneamente cazzo e palle, avvitando questa vite con l'odio etnico, con turpitudine. Beh, vedo che è andata È bene. andata molto bene, devo dire. E quindi anche questa è fatta. Ora possiamo mettercela in quel posto. Ora voi mi direte: ma dove va installata questa procorta? Perché è una procorta? E ovviamente finisce la batteria. Ovviamente finisce la batteria, logicamente. E quindi andiamo a vedere insieme dove stiamo installando questa procorta. Dove? Ma semplicemente la stiamo installando qui. Ed ecco Fanfani Passi quello. che installa Procorte. Tu vuoi questo oggetto? Sì. Ok, lo avrai. Stiamo installando un videoproiettore qui. Ma voi direte: qui dove? In quella che stiamo allestendo come la sede del MIAI, a Rende, anzi a Orrende, dove abbiamo il nostro museo dell'informatica, sede di Rende, di Orrende, che è veramente orrende, però non è niente male. Con queste installazioni che abbiamo realizzato e che state vedendo in anteprima. Non riesci a infilarlo? Ma la prolunga deve stare fuori comunque. Ah, la procorda deve stare fuori. Perfetto. Ma no, è giusta, la proposta è l'unica cosa giusta. E Quindi qua intanto non riesco a. un'anteprima dal MIAI. Come vedete, abbiamo degli oggetti. E gli oggetti di cui chissà, magari parleremo. Bella questa. Questa cos'è? La programma 203. Perché non mi ricordo mai le sigle? Non lo so. Necessita ovviamente di restauri, ma devo dire che è in discrete condizioni. Prima o poi ci mettiamo le mani. Poi qua abbiamo dell'oggettistica molto interessante. Abbiamo dei cosi, dei calcolatori, delle schede. Dovrebbe esserci già un video che parla di questo nostro museo, ma ne parleremo più avanti. Questa è una zona giochi, questa è solo sala giochi praticamente, dove si gioca con i giochi. Ci Affanculo. vado immediatamente. Quindi questa ciabatta starà sotto il tavolo, quindi E ce ne possiamo quindi anche questo? fottere. E allora questa la intestiamo così com'è. Ma taglialo qua. Ma perdiamo un metro che sarà inutile, capito? Vabbè, possiamo riutilizzare, qua non serve a Ma un niente. metro non lo utilizzi. Abbiamo appena fatto una procorta. Però la Procorta è utile. Ora io non ho però La strumentazione. la spina. A quale altra presa puoi andare? Nel disagio facciamo la spina. Into the disagio. Questo è il momento in cui si perdono le viti. Prima cosa, il cazzo di cappelletto. Ok, allora Però sarebbe dicevamo. stato più divertente finire il video se lo dimenticassi di nuovo. Qui. Sì, anche un po' di più, un po' di più. Quindi fidel castrare il cavo Il cacavo. con rabbia. Poi spellarlo. Come abbiamo visto prima, Poi non capisco com'è. mettersi gli occhiali è utile. Cioè, come sono 5 metri questi? Non capisco.
5 metri e pensavo fosse super abbondante, invece è quasi giusto. C'è qualcosa che non quadra. Hanno cambiato i metri, ne hanno fatti più piccoli. Sì, la matematica è diventata un'opinione, bastardi. Bisogna andare a controllare a Parigi. Come vedete sto effettuando le stesse operazioni già effettuate per la Procorta. Quindi avvolgo i fili. Poi li piego a forma di scroto di lucertola, così, come potete ben vedere. Ecco fatto, lo scroto di lucertola. Poi mi serve questo, come direbbe. E mi serve un cacciavite piatto. Ah, no, no, questo va bene. Ho il cacciavite rosa croce. Ricordatevi sempre, il giallo-nero, la massa va messa al centro. Vedete, se lo scroto di lucertola è troppo grosso, bisogna stringerlo un pochino. Se no, non entra. Viene inserito e stretto. Con una rabbia discreta, diciamo, una rabbia... come si potrebbe definire? Una rabbia annoiata, con noia. Poi bisogna aprire questo stringicoppola, questo stringimembro, che è lo stringicavo, che impedisce al cavo di strappare le connessioni della spina creando esplosioni di coitocircuiti. Si stringe il coppolo, si ficca questo e lo si coppola con lo stringicavo. Si avvita un po', si ficca dentro ancora un po', vedete? E poi si stringe. Qui si può stringere con discreto odio etnico. Scegliete un'etnia a caso e odiatela mentre stringete questi viti. E siamo a posto. Qui, come vedete, i cavi si sono messi nella loro posizione giusta. Possiamo chiudere. Non prima però di aver inserito il fottuto coppolo, che non so come chiamare, se non boh, passacavo, gommino. Ora, se cerchiamo a terra la vite che abbiamo posato prima, ovviamente non la troviamo più. Ah, eccola qua. Senza troppo bestemmiare, abbiamo fatto un lavoro fatto bene. Incredibile, abbiamo fatto un lavoro fatto bene. Oh, adesso la colleghiamo. Immediatamente, qui, e vedremo scoppiare tutto. Ecco fatto. E si è acceso il proiettore, alleluia, alleluia. Vabbè, va in stand-by, non si accende. Lo so, ma abbiamo dei telecomandi per sì, questi sì, oggetti. Sì, adesso lo dovremmo puntare in effetti. Fantastico, è fantastico. Dovremmo puntarlo, regolare il focus. Cosa ne pensa lei di questa installazione? Io penso che ho avuto veramente una buona idea. Sì, decisamente. Abbiamo raggiunto un alto livello di professionalità. Vogliamo spiegare cosa succede qui? Certo, spiega cosa succede qui. Per terra ci sarà un cabinato, che però in realtà è con degli emulatori. Ne abbiamo anche di veri, tra virgolette. Che è uno di questi che si intravedono qui. No, quello sta in un'altra stanza. Sta in un'altra stanza, va bene. E pensavamo di fare questo, di fare giocare le persone sul cabinato, appunto, e di replicare quello che vedono in proiezione. In videoproiezione. Di far rivivere l'esperienza del vedere qualcuno che gioca, mentre si aspetta il proprio turno. E quindi vedi la partita di chi sta giocando. Esatto, la vedi più meglio. La vedi grande. Più meglio assai. Più meglio assai grande. E questo invece? Questo qui c'è un tastierino lì in fondo alla canalina. Ah, che è pendulo. Serve, sì, poi va incollato al muro perché non si può inchiodare. Servirà a... molto interessante. A scorrere delle slide. Se ci funzionerà da pannello informativo, no? Nei musei spesso ci sono i pannelli con le scritte, beh, sì, che spiegano le cose. Noi abbiamo pensato di non stampare nulla per non far piangere Greta e di usare un proiettore anche qui, visto che ne abbiamo 96. Sentivo parlare dell'idea di dei proiettori in bagno? Proiettori in bagno, certo, che fanno più o meno questa stessa cosa. Mentre uno sta facendo il proprio bisogno, lo fanno vedere in grande fuori, però. Capisco, molto interessante. Nell'antebagno, così chi aspetta il proprio turno può vedere l'altro a che punto sta. E detto questo, un'altra occhiata a una parte dell'esposizione, ancora in fase di allestimento con oggetti e cose. Vedete, ci sono anche dei volumi.
dei calcolatori elettronici, ognuno dei quali andrà rimesso a posto. E sono oggetti veramente belli. Speriamo quanto prima di... Vado a prendere un telecomando per accendere. Sì, prendi un telecomando. È bello prendere i telecomandi. E questa è l'installazione che è stata realizzata da due artisti locali che hanno fatto questi murales e hanno trasformato questa roba industrial in una sorta di circuito con una timeline per l'esposizione. E io faccio notare che tutto questo è stato fatto con le nostre sole forze, quindi grazie a donazioni e soprattutto a incredibili gigantesche rotture di culo, cazzo e palle da parte di tutti i soci. Cos'è questa mossa? Serve a capire quanto è alto il cabinato. Perfetto, vedi? Perfetto, ad altezza di naso di Fanfani. No, però il suo frame è più grande o sbaglio? Vabbè, vediamo, dovrebbe esserci una modalità test per vedere il frame giusto. E poi è storto. Mm-hmm. Vabbè, però questo si regola tutto. No, ma sì, ci sono sopra delle viti che servono a regolarlo senza fare deformare. Da dove vengono questi videoproiettori? Da una scuola. Ah, li dovevano gettare? Sì, erano attaccati alle LIM, alle famose lavagne... di merda. Le inutili poi, LIM. Per cui ci siamo, è perfetta. Perfetto, perfettissimo. Hanno questo difetto però, che è il focus... Sì, direi impercettibili deformità su questa linea, ma secondo me ci siamo. Però potrebbe essere una deformità della parete. Potrebbe non essere. E infatti qua sento una bugnatura. Ci siamo quasi. Vaffanculo, vaffanculo. Questo ci è stato donato da Paolo, che salutiamo se ci sta guardando. Tu sai chi sei, grazie. Questi invece sono i modem. Yow! Che collegarono la prima linea internet a Siracusa, una 64K dedicata. Ora che so come si aggiusta il focus. Puoi andartene a fare in culo. Abbiamo un mare di documentazione. Questa è solo una parte perché il resto è in biblioteca, che è strapiena, anzi strapiena. Guardate che bella la Iris Crimson della Silicon Graphics. Una parte della biblioteca. E qui abbiamo cose veramente, veramente interessanti. La biblioteca è tutta classificata e facciamo parte del Servizio Bibliotecario Nazionale, ISBN. E quindi abbiamo tutti i libri perfettamente inventariati. E vediamo se riesco al volo a farvi vedere una gioia. La gioia di vivere. Ecco, la gioia di vivere. Primissima edizione. Questa è la gioia di vivere. La Bibbia. La Bibbia. Oh, un clone PDP-11. E sottolineo un clone. Smontato, di cui purtroppo non abbiamo il backplane. Potrebbe non essere un PDP-11, potrebbe essere un PDP qualcosa che non sappiamo. Dobbiamo indagare. Ma si tratta di un clone sotto forma di schede di marca ignota al momento.